Un saluto da Pippo Vardelli, parliamo di basket, parliamo di Becker di Piacenza oggi su Radio Sound e lo facciamo con il coach dei Biancorossi, Giorgio Salvemini, che è tornato a trovarci. Ciao coach, bentornato. Grazie, grazie dell'invito e ciao. Allora, partiamo commentando quella che è stata l'ultima vittoria, partita carica di tensione contro Salerno, era importante per loro, era importante per voi. È finita l'overtime e ancora una volta la tua squadra è stata capace di prevalere. Quindi ti chiederei di partire da qua e poi commentiamo tutto il resto. Sì, sicuramente in questo momento della stagione le partite sono tutte importanti, hanno un valore per entrambe le squadre perché nel nostro girone tutte le compagini stanno giocando per i propri obiettivi, quindi le partite hanno un valore assoluto in questo momento. La partita di Salerno è stata una partita caratterizzata da tante situazioni di durezza, di fisicità molto elevata all'interno della gara. Noi siamo stati bravi a non disunirci, a rimanere sempre attaccati al filo conduttore che avevamo preparato e i ragazzi poi sono stati bravi nei momenti in cui la partita stava prendendo un padrone. Sicuramente dobbiamo ancora crescere e migliorare sulla continuità all'interno della gara perché siamo partiti molto bene e poi abbiamo avuto un paio di minuti di passaggio a vuoto in questo momento della stagione, corre il rischio di pagarla a caro prezzo. Quindi questo è un aspetto sul quale dobbiamo lavorare e continuare a crescere. Quattro vittorie consecutive per voi, siete una delle squadre più in forma del girone e avete trovato questo filotto proprio quando serviva, ovvero nella fase finale della stagione. In questo momento siete a soli 2 punti dai playoff, però comunque non potete nemmeno troppo distrarvi per le squadre che sono dietro, che comunque vogliono trovare la salvezza tanto quanto voi. Cos'è importante fare in questo momento? Continuare quello che stiamo facendo, cioè guardare gli appuntamenti che il calendario ci dà, quindi senza fare calcoli, senza prendere o fare dei voli pindarici. In questo momento noi dobbiamo conquistare quello che è il nostro obiettivo stagionale, che è quello di rimanere in binazionale. E quindi quello è l'obiettivo. Mancano 5 giornate, sappiamo che dobbiamo far passare più partite possibili, prendendo punti e mettendoci squadre dietro. Questo poi ti permette di alzare la testa e di guardare dove ti trovi, però in questo momento il nostro obiettivo deve essere quello di prendere 2 punti per aumentare la nostra classifica e arrivare il prima possibile a quello che è il nostro obiettivo. Quindi dobbiamo rimanere sul pezzo, pensare giornata per giornata senza, ti ripeto, fare calcoli, perché nello sport quando si cominciano a far calcoli, questi calcoli non ridanno mai, quindi pensiamo step by step. A proposito di questo, il prossimo appuntamento è mercoledì sera, quindi tra poche ore contro Livorno, la Libertas Livorno per essere precisi, squadra seconda in classifica. Ti chiedo appunto come si affronta questa partita qua, considerando che giocare contro una squadra così forte da un lato è difficile, dall'altro magari vi può sgravare di un po' di pressione, considerando che loro appunto stanno giocando per arrivare al primo posto. Guarda, si gioca con una durezza mentale e una durezza fisica incredibile, perché non è questo il momento in cui bisogna presentare una squadra che, come dici tu, è lotta per il primo posto e che esattamente 2 settimane fa ha giocato la finale di Coppa Italia, quindi è una squadra di una struttura tecnica e fisica importantissima. Si gioca mettendo il corpo, non facendo un passo indietro, giocando su dei dettagli che in questo momento devono essere stabilizzati e migliorati, perché come hai detto tu e come ti ho detto all'inizio di questa chiacchierata, questo è il momento in cui tutti quanti giocano per i propri obiettivi e non ci sono obiettivi più nobili, ma ci sono obiettivi che bisogna andare a prendere e perseguire. Quindi dobbiamo avere la fame di fare la quinta vittoria consecutiva, sapendo e avendo la consapevolezza di chi abbiamo di fronte. Quindi dobbiamo aumentare il nostro livello di responsabilità, di durezza in tutti i possessi che la partita ci porterà. Una partita che si giocherà mercoledì sera, 27 marzo, alle ore 20:30, Becker di Piacenza contro Libertas Livorno. Nell'attesa di raccontarvela, grazie a coach Giorgio Salvemini per essere stato con noi e in bocca al lupo per questo rush finale. Grazie a voi e crepi il lupo.